Gentile amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba oggi, nuovo scenario, non riconoscerete gli ambienti. Ci troviamo non nel solito bagno della residenza, ma in un appartamento del centro di Roma, a Trastevere, una zona molto ricca di vita, dove stanotte hanno fatto casino fino alle 6:30 di mattina. Quindi oggi ci radiamo in una location nuova, bagniamo intanto per prepararci una rasatura domenicale. Questo bagno è cieco, con la I, come tutti i bagni ricavati al centro delle case antiche. Questo è un palazzo ragionevolmente del 5-600, quindi chiaramente non è che si possa pretendere avere le finestrone dei loft dell'architetto Boeri nel bosco verticale. La rasatura viene fatta con furia, nel senso, non con fretta come dicono in Toscana, Livorno, ma con classica, un po' gommosa, crema che ho dovuto, gioco forza, montare dentro una tazza di fortuna, che è una tazza dell'IKEA, vedete, del tè qua, e peraltro sono riuscito a ottenere una bella schiuma ricca, indispensabile e necessaria per cominciare a preparare la rasatura. Allora, cosa facciamo? Possiamo cominciare, abbiamo uno specchio che ingrandisce moltissimo, non so se riuscite a vedere nel grandangolo della ripresa GoPro, che oggi siamo in GoPro, ma è uno specchio meraviglioso con braccio retrattile e losanga, che permette, se uno ha da vedere delle imperfezioni imperdonabili, di andare a guardarsi. Adesso non sono neanche tanto abituato, perché normalmente mi rado a distanza di specchio, a distanza di 80 cm, 60, quant'è, da uno specchio, a seconda della profondità del lavandino. Questo è un lavandino disegnato dentro un blocco di marmo, i muri sono in classici simil travertino, come quasi tutte le case di Roma. Bene, la furia va a preparare una rasatura per una barba di 3 giorni. Roma è quasi deserta. Ieri e l'altro ieri abbiamo già fatto alcuni giri di giorno e anche un po' di sera, ma il quartiere dove abbiamo scelto di venire a stare questi 3 giorni, che è molto trafficato, si chiama Via della Cisterna, dietro l'ospedale di San Gallicano, e Trastevere pullo di locali e anche di tanti giovani che passano la sera e la notte fino a mattina a mangiare e bere e divertirsi, che è bellissimo. Per fortuna che questo appartamento ha finestre con doppi vetri, pesantissime, nuove, dove non si sente niente fuori, sono chiuse. Quando le apri, ovviamente, è un grande frastuono. Voi come state? Siete in vacanza? Siete partiti per Otranto, per i laghi Alimini? Siete già in Puglia, che cercate di parcheggiare la macchina? O magari siete a casa, che state leggendo il giornale? Dunque, io oggi non parlerò e non leggerò Panorama, perché me lo sono portato dietro, l'ho ricevuto giovedì prima di venire via. Devo dire che, al di là dei soliti scenari preelettorali autunnali e la paura di Conte di rimanere a piedi, c'è l'unica cosa dell'editoriale di Maurizio Belpietro sul riavvicinamento fra Prodi e Berlusconi. Non ricordavo che nel 2008, prima della vittoria dell'Ulivo, Prodi diede dell'ubriaco a Berlusconi e gli diceva che si attacca ai numeri come gli ubriachi ai pali. E allora Berlusconi gli diede dell'utile idiota che si era prestato, la sua bella faccia da prete bonario sfrittellato di campagna, alla sinistra, e alla fine vinse l'Ulivo. Ma al di là di tutto, vedo che sono già passati ben 4 minuti perché GoPro mi dà in diretta il timing, e quindi io direi che possiamo presentare anche il ferro di rasatura. Il ferro di rasatura è, ve lo dico già, un Icon's Lent storto con lame che vi farò vedere. Se sentite una ventolina, è l'aspirazione dell'aria forzata del bagno, che non è che sia proprio il massimo. Adesso vediamo se riusciamo anche a coprirla con qualche montaggio, ma io normalmente i montaggi non li faccio, io metto nuda e cruda la verità. Non ci sono infingimenti e grida spagnolesche. Allora, vi dicevo prima mano, recupero soltanto, ho portato tutto nascosto dentro la mia borsa degli attrezzi. Ecco qua, Icon X Lent, eccolo qua, vedete la stortitudine
inconfondibile, bel manico, rasoio Goodfellas, marcato Icon, fantastico. E le lame non ve le avevo presentate, ma sono già le ultra conosciute Trit Platinum, eccole qua, che andiamo a scartare, eccole qua, spero che le vediate. Le Trit hanno una bella fama di avere delle bustine molto ben fatte, eccola qua, io ve la faccio vedere, a volte si va di fretta, non si nota il particolare della carta, della envelope, delle nostre lame, che spesso vengono non soltanto avvolte in una carta colorata che ne identifica il marchio, ma spesso e volentieri anche da una velina, come vedete, lascia dopo due passaggi in mano la lama pronta, super stainless, che andiamo a montare subito qua e andiamo a chiudere col fermalama, ecco. Poi andiamo a serrare, galleggia un po', vedete, no? Il fermalama, sentite, perché ha bisogno poi della chiusura solida e sicura del manico zigrinato rasoio Goodfellas e ci predispone la rasatura doppia apertura, come vedete, pettine grande, pettine piccolo, ecco, via. Io vado della più invasiva perché ho bisogno di fare un taglio serio e devo dire che Trit mi prova a guardare, non so se mi vedete, nello specchio dove non sono abituato a vedermi tanto bene che quasi mi imbarazzo. Devo dire che Trit è un'ottima lama e devo anche dire che la rasatura fatta con l'olio di sicurezza va fatta con barbe mediamente lunghe. La barba corta rischiate di insistere e di irritarvi. Se avete una barba di 3 giorni, la lama taglia e trancia con una sicurezza senza precedenti. E questa Trit non si smentisce. La città eterna non è proprio in grande spolvero. Ieri siamo andati a assistere alla passeggiata del Gianicolo, allo sparo del cannone, e come sapete tutti i giorni a mezzogiorno del 1907, da quando Pio IX decise di allineare tutti i campanili di Roma, che erano tutti sballati, non tutti sincronizzati, viene estratto un cannone da una sorta di box e due militari tirano una corda in onore di Santa Barbara e tirano una cannonata che si sente fino all'esquilino. Qua un piccolo red dot dato dall'emozione. Io spero che mi vediate, mi perdonerete, ma non conoscendo l'ambiente, in questo bagno, la luce, l'audio è assicurato da Zoom, quindi credo che non darà delle sorprese in senso negativo, ma per il resto abbiamo delle situazioni di ripresa che non sono in grado di garantire. Però io il primo passaggio l'ho fatto, vi posso assicurare che con questi specchi vedete tutti i difetti della vostra barba. Cioè, quello che su uno specchio normale vi sembra quella, una rasatura accettabile, quando la guardate in uno specchio che non so quanti ingrandimenti, ma se almeno 8 volte, avete un faccione così, mi sembra la faccia di Totti o di Emilio Carelli, quello che intervista davanti all'albergo nazionale del 5 Stelle, gonfiato dai medicinali. Intanto andiamo col secondo passaggio. Io oggi ho detto che farò poca cronaca perché l'idea era quella di scendere qua nell'edicola di Piazza Santa Maria in Trastevere a comprare un paio di giornali. Poi mi sono detto: cosa compro? Compro i giornali nazionali, inutile, perché la cronaca di Roma è l'unica differenza, il resto è... compro il Tempo, compro il Messaggero, compro qualcosa di cui. Poi ho detto: ma qua le novità sono il cinema all'aperto a Trastevere, dove hanno occupato il vecchio Cinema America. In piazza di San Cosimato hanno installato un bello schermo con tutti i dischetti incollati per terra per i distanziamenti, perché qua sono abbastanza attenti anche se c'è tanta gente. E anche ieri sera la pizzeria qua all'angolo hanno portato a tavola una BIC, un modulo di carta, dove io ho dichiarato che ero con la mia famiglia e mi hanno chiesto il numero del telefono. Quindi anche il cinema all'aperto di Trastevere ovviamente si adegua con serietà, nonostante l'aumento del contagio in Italia sia la notizia vera di cui parlano in pochi, e negli Stati Uniti si sta consumando il dramma, e anche in Catalogna, 800
contagi in un giorno, nella sola Barcellona, qua 244, sono quasi quattro volte, un po' meno. Vabbè, secondo passaggio. Abbondantemente, a mio giudizio, predisposto la nostra rasatura domenicale, oggi non vi ho detto, è il 19 di luglio. Non è il giorno del bombardamento di San Lorenzo, del campo del Verano? Credo di sì. Il bombardamento sul campo del Verano, sapete che Roma era città aperta, non si poteva bombardare per preservare le testimonianze storiche, ma il Verano l'hanno sconquassato e credo fosse proprio il 19 luglio a San Lorenzo. Va bene, facciamo un buio contro buio, quindi sempre con lama aperta, l'altra è questa più chiusa, andiamo a fare il controvelo. Vediamo se usare specchio grande o specchio piccolo. Vi dicevo, Roma non è in grande condizione, il parco del Gianicolo è tenuto da Schifoli e ruole intorno ai busti degli eroi del Risorgimento, vedete, busti di generali, ufficiali, garibaldini, oltre al monumento a Garibaldi ovviamente sulla piazza, i parchi abbandonati, bruciato, prati incolti, immondizia, manco a dirlo, per non parlare del portico d'Ottavia. Ieri, portandoci verso Piazza Venezia, abbiamo passato un angolo del ghetto ebraico che si chiama Via dell'Arco dei Cenci, e non vi dico, una cosa vergognosa, sindaco, vada a vedere cos'è Via dell'Arco dei Cenci, poi le mando il video al Campidoglio. Vergognoso! Beh, contropelo. Mi sta letteralmente facendo già il peeling, quindi non insistiamo e andiamo sul terzo passaggio. Oggi potrebbe essere una rasatura speedy, non per fretta, perché non c'è fretta di andare da nessuna parte, ma tanto la nostra ciotola dell'IKEA a colazione funge per il nostro Omega 100 da ottimo recipiente per andare di nuovo a passare e predisporsi al terzo passaggio. Roma è quasi deserta, pochissime auto, anche perché il servizio dei monopattini qua sta andando alla grande. Abbiamo l'altra sera preso tre monopattini sotto Piazza Mignanelli, dove non so se sapete, ma è una piazza accanto a Piazza di Spagna, dove c'è il palazzo di signor Valentino, lo stilista. C'è il tre monopattini della serie Lime, perché qua ci sono tre compagnie che forniscono monopattini. Abbiamo preso questi monopattini, siamo tornati praticamente a casa, qua a Trastevere, in quarto d'ora, molto comodo, fai quello che vuoi, infrazioni, contromano davanti al Corso Rinascimento, davanti al Senato, davanti a un pullman. Abbiamo fatto un'operazione dove con una macchina, una moto, ti avrebbero tolto la patente per 25 anni, senza casco, tutto questo, perché tutto viene ammesso, purché i cittadini e i turisti usino i monopattini. Comunque una bella soluzione. Per il resto, bello il Pantheon. Sempre troppi locali, troppi ristoranti, troppa invasione, però ieri salita 4 novembre al Quirinale, siamo andati a vedere il colle dove Mozzarella probabilmente riposava o si stava preparando a trascorrere il sabato sera in una Roma assolata ma anche abbastanza ventilata. Però volevo fare un piccolo, tener fede, diciamo, alle mie abitudini di parlarvi di qualcosa di diverso dalla solita rasatura. Ho preso due libri, questo nel sotterraneo sotto la galleria Alberto Sordi davanti a Palazzo Chigi, Moro, il caso non è chiuso, la verità non detta, l'hanno scritto una giornalista che si chiama Maria Antonietta Calabrò del Corriere della Sera e Giuseppe Fioroni, manco a dirlo, ex ministro oltretutto di non mi ricordo quale governo, con questo ministro della pubblica istruzione nel 2005, nel secondo governo Prodi. Allora qua hanno cominciato a ricostruire, sono arrivato a pagina 45, non ho ancora finito, alcuni aspetti legati
alla dinamica dell'uccisione di Moro dentro il garage di via Montalcini 8, vi ricorderete l'Arena 4 rossa, e hanno misurato il RIS pochi anni fa nella commissione Moro 2, perché sono passati 25 a 30 anni, correggetemi, più di 30 anni, era il 78, e il RIS è andato a misurare le ampiezze del box, che poi è stato negli anni ovviamente ristrutturato per essere ampliato, e hanno fatto alcune misurazioni, così come hanno, vedete qua ci sono le riprese del box col portellone aperto, la bascula, che oggi non è più una bascula ma è una sala cinesca quando ho ristrutturato il garage, è una foto un po' inquietante, che sono i fori sul lato sinistro del gilet di Aldo Moro, dove la Scorpion un po' inceppata, e quindi la Walter PPK fornita da Gallinari a Moretti, esecutore materiale per uccidere lo statista democristiano. Quindi questo sono il libro, questo è un libro uscito 2 anni fa, non è neanche tanto nuovo, ma vogliono riportare un po', faccio vedere anche l'altro libro. Intanto andiamo, voglio riportare, finisco il discorso, un po' in auge un mistero d'Italia che non è più un mistero, cioè il mistero che Moro è stato ucciso, quindi il benestare e il volere degli americani con l'implicazione di servizi segreti della Germania orientale, della DDR, della Stasi, e dato, che mi aveva un po' sconvolto, a cui hanno partecipato, parlo dell'azione di via Mariofani, 40 persone. E poi si parlerà, se volete comprarlo, del famoso bar Olivetti, proprietà di Tullio Olivetti, da dove sono usciti i killer che hanno sparato in via Fani, che era di proprietà di questo signor Olivetti, e era frequentato da trafficanti di armi sto bar. Cioè nel bar c'era un giro di gentaglie, di traffici, di criminalità, che è stato poi imprestato come base sull'angolo di via Fani con via Stresa per eseguire l'attacco al corteo delle auto di Moro. Bene, contropelo, qua si è un po' asciugata la schiuma come sempre, perché dilungandosi si tende con l'aria a perdere quantomeno la copertura profonda, ma non si perde la cremosità che deve necessariamente proteggere il vetrito, non sono delle lame proprio da niente, contropelo, anzi obliquo, scusate, qua non taglia niente, non taglia niente, allora o ho tolto la lama o non c'è più pelo, non c'è più pelo, opzione 2, sentite un po' di ancora di suono, di pelle ripulita, ma di peli di barba io ne sento pochi. Tuttavia nelle librerie dove sono stato, sono tutte grandi librerie, ormai sono rimaste pochissime librerie indipendenti, una è la Fahrenheit in Piazza dei Campo dei Fiori, dove non sono entrato, dove ho cenato in una osteria che non mi ha per niente soddisfatto, quindi non ci andate. L'osteria romanesca, dico anche il nome, no, non mi è piaciuta, no, ma di fianco c'è la libreria Fahrenheit, piccola libreria indipendente. E comunque nella grande Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi, su Via del Corso, non ho trovato una sezione attualità così ricca di quelli che erano i libri che negli anni passati, parlo degli anni 90, fino al 2000, fino a che non ho chiuso, per esempio, si trovavano nella libreria Paesi Nuovi, in Via della Guglia, davanti a Montecitorio, che poi è stata purtroppo chiusa, dove c'era una sezione intera dedicata a libri di piccoli editori, che si trovano solo qui, perché sono destinati a un mercato che frequenta il Parlamento, appassionati di politica. Quindi è un passo indietro, ecco, Feltrinelli, una libreria enorme su 3 piani, pochi libri d'attualità. Tant'è che non ho trovato niente. Questo del caso Moro era una libreria sotterranea di libri usati, anche se questo era nuovo. Bene, noi abbiamo concluso la rasatura, utilizziamo il nostro mega spleen per vedere se abbiamo fatto una barba degna di Papa Bergoglio, perché qua l'idea di prendere non a piedi perché è un po' lunga, ma un bel pullman dal Ponte Garibaldi, andare a San Pietro, andare a San Pietro, perché questo Papa non è per niente amato, ha cominciato bene e in itinere si sta inimicando un sacco di persone, e non per la sua campagna moralizzatrice, ma perché alla fine il suo pontificato non si dimostra così, come lo può dire, moralizzatore, per niente, non piace. Bene, qua abbiamo completato, faremo un after che io so che voi non avete fantasia, quindi se non ci fossi io a essere ripetitivo e a romperla, comunque fornirvene di un po',
vi dirò che solo il furbo, lui, guardate la faccia, quel romano, chiagni e fotte, guardatelo lì con i baffi, non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Non è vero che valga per tutti, eh? Tutti i dipendenti statali sono in smart working. Già lavoravano poco prima, figuriamoci adesso, diamo una scossa, questo è un blu, e guardate, se non facciamo qui un'operazione di forza per... Oh, che meraviglia! Uscire nell'aria che la mattina è fresca e ventilata, anche a Roma, il Ponentino si è rifatto vivo dopo decenni in cui dicevano che le troppe costruzioni bloccavano l'aria del mare. Tutte balle, tutte grosse, eine grosse ballen, come diceva l'amico di Alex in Arancia Meccanica, grosse ballen. Bene, furbo lui che si fa la barba, poi si siede al bar, non fa niente tutto il giorno, ci sono dei tavolini con degli ottuagenari, anche meno, che fanno dei discorsi che servono da filmare, ma per la privacy diventa molto difficile. Bene, io prima di salutarvi, perché intanto l'arte deve fare, diciamo, il suo corso, soprattutto essere, io non lo faccio quasi mai asciugato con dell'aria forzata da un asciugamano, ma facciamo questa operazione perché siamo in una situazione un po' di novità, e vi faccio vedere, prima di salutarvi, l'ultimo libro che ho trovato ieri sera proprio qua dietro, nella libreria aperta di sera, perché erano le 10:30, 11, in un marasma, uscito a luglio, pochissimi giorni fa, Carlo Calenda, eccolo qua, I mostri e come sconfiggerli, la copertina è la bocca di Bomarzo, Ogni pensiero vola, chi non la riconosce, immagino l'Italia come persa in un labirinto, le uscite sorvegliate da mostri terrificanti, terrificanti ma generati da noi. Il Covid è il mostro di tutti i mostri perché li ha materializzati tutti insieme, ma erano già tra noi, dobbiamo affrontarli e sconfiggerli ora, il tempo è esaurito. Carlo Calenda è leader di Azione, voi lo sapete chi è, figlio di Cristina Comencini, che in politica da anni cerca di dimostrare di avere una soluzione, o cerca di esporre una soluzione a un problema, ma nessuno l'ascolta, nessuno lo vota, rischia di fare alla fine un po' di Marco Pannella, ma è probabilmente l'uomo che andrebbe seguito. Quindi vi invito a leggerlo, è un libro recentissimo, non è nemmeno troppo lungo, sono 166 pagine, e con questo vi ringrazio, vi saluto, io adesso tornerò in giro per Roma, ancora perduto oggi, e quindi vi auguro una buona giornata da domenica, che barba! Ciao a tutti, ciao!